Volevate un po' spartita, più accurato, più diciamo decente di quello di quando era, cioè del posto a caldo di quando è finita Torino-Inter, ed eccolo qui. E ciao, ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale Interdipendente. Mi presento, sono Matteo. Scusate della faccia, degli occhi, della stanchezza, perché è mattina, faccio questo video di mattina prima di andare a scuola e poi ve lo carico nel pomeriggio. Allora, veramente non so da dove iniziare perché sono sempre un pochettino condizionato da questa cosa. Allora, tra l'altro io sarò a San Siro per Inter Lazio giovedì alle 9, quindi se ci siete anche voi fatemelo sapere. Io sarò nel primo blu, penso centro, poi intanto non si va mai nei posti in cui si segna, però fatemi sapere qua sotto se ci siete anche voi. È giovedì, quindi dubito. Comunque, se iniziamo a parlare di Torino-Inter, perché poi io mi perdo in discorsi che non c'entrano niente. Allora. Io veramente, no, mi chiedo se i giocatori abbiano voglia ancora di giocare. Perché? Perché? Perché qui veramente siamo arrivati a dei livelli imbarazzanti. Ma perché? Perché sembra addirittura che i giocatori non hanno voglia di giocare in campo, cioè non hanno voglia di fare il passaggio, non hanno voglia di segnare, non hanno voglia di qui, non hanno voglia di là, no? E poi, sono stati tutti lì. Io lo dissi già nel post partita a caldo, lo dissi. Spero di aver usato i verbi giusti perché poi sono italiano correggiudissimo io. No, ma dalla maggior parte, non sto dicendo voi che seguitevi, dico la maggior parte. Ma giochiamo con le due punte, con Lautaro e vinciamo. Spalletti, dai! Spalletti, metti su Lautaro, metti le due punte. Guardate con le due punte come abbiamo giocato, ragazzi. Se Spalletti ha messo le due punte, non è perché quella volta aveva sentito, ma mi hanno detto di usare le due punte, usiamo le due punte, ma così sono contenti. No! L'ha usato, l'ha detto pure lui. L'ha detto pure lui. L'ha usato perché Perisic non si può fare giocare. Quindi uno ce l'hai, Candreva. Ok. Politano c'ha male. Già è entrato tutto scazzato così. Che poi si è fatto pure espellere, mannaggia a lui. Però io sono sicuro di una cosa. Che se Icardi avesse avuto il pallone che ha avuto Lautaro i primi 5 minuti, non l'avrebbe sbagliato. Perché? Perché voi scherzate? Ma con quel gol sbagliato ti rovini la partita. Perché è un gol, pallone in mezzo, ma basta tirarla dove cazzo vuoi. La tiri nell'angolino, non la prende il portiere. Come hai fatto a tirarla fuori? Cioè, io ripeto, devi proprio impegnarti, eh. Stessa cosa, devi proprio impegnarti per fare segnare Izzo con un campanile. Devi proprio impegnarti. Devi proprio stare lì e dire, devo far segnare Izzo. Se no non lo fai segnare Izzo. Di testa. A campanile, che Handanovic, vabbè, oh, non può sempre fare i miracoli. Se avrà sbagliato anche lui, non lo so. Però, ragazzi, non si può. Ma cazzo, ma non sembra che non remiamo. Ma forse anche così, non remiamo tutti dalla stessa parte. Ora, così come diceva Strangelo, c'è bisogno di tirare fino a giugno. Tiri fino a giugno come cazzo ti viene. Basta che tiri fino a giugno e vai in Champions. Però così. Così è impossibile. Così è impossibile. Perché adesso vedrete, non ne sono sicuro, ma secondo me rimarranno Perisic e Candreva, non arriverà nessuno. E noi saremo lì a vedere ancora Perisic, perché dicono, là, ricondizionato, gioca fino a giugno. Sì, un cazzo gioca fino a giugno. Uno zombie gioca fino a giugno. Dai, ragà. Non si può giocare così male. Io adesso ve l'ho già detto, contro la Lazio questi fanno i fenomeni. Ma andrò anche giù a vederle, spero sia così. Ma veramente, ma perdere dei punti così sempre contro queste squadre. Abbiamo fatto lo stesso andamento delle prime due giornate. Ma dai, ragazzi, lo sappiamo che sono le squadre che queste qui che devi appena hai un'occasione segnare, dominare la partita anche in casa loro. Sassuolo e il Torino per noi sono delle cose soprannaturali, ripeto. Ripeto, sono delle cose soprannaturali. Ma a me dà fastidio la sufficienza con cui giochiamo.
Mi ha sempre dato fastidio. C'è un punto della stagione in cui l'Inter, si mette lì e non ha più voglia di giocare. E sempre, non ditemi che non è vero, perché ogni anno a dicembre c'è sempre un problema. C'è sempre un problema. E la Juve sarà scarsa quanto cazzo volete? Sarà scarsa quanto cazzo volete? Ma con la voglia, con la grinta, è riuscita a ribaltare la Lazio. Senza fare neanche un tiro in porta, al primo tiro gol. E poi vabbè, un rigore, ho capito, ma se c'è il rigore è rigore, non c'è niente da fare. Anche il Milan che stiamo lì a criticare, adesso c'è solo da imparare dal Milan. Con tutti i giocatori che non ha, è riuscita comunque a pareggiare a Napoli, ci hanno guadagnato tutti un punto, ragazzi. Ma dai, che noi avevamo il Torino, la Roma aveva l'Atalanta, il Milan aveva il Napoli, la Lazio aveva la Juve. Ci hanno guadagnato, siamo riusciti a farci guadagnare un punto dal Milan e dalla Roma, che avevano Atalanta e Napoli. Ragazzi, così non si va da nessuna parte. Se non si rema tutti dalla stessa parte, c'è poco da fare. Ormai quella maglia lì non conta più niente per i giocatori, contano solo i soldi, c'è poco da fare. Però, veramente, io non so più cosa dire, ragazzi. Bisogna riuscire in qualche modo a tirare fino a giugno. So che sarà difficile. Non so neanche come finirà, spero solo di arrivare in Champions tranquillamente. Io non so se avete capito il mio discorso, ma cioè, siamo veramente in una situazione bruttissima. Marotta ci può tirar fuori, però così come adesso si parla di Conte, sarebbe bellissimo a giugno. Ragazzi, ragazzi. E vorrei capire perché le altre squadre giocano tutte unite e noi sembra che giochiamo uno per uno, cioè uno per se stesso, ognuno per se stesso. Poi, no, vabbè che Politano non c'era, ok? Nainggolan ormai non è più Nainggolan. È ovvio che se Nainggolan entra in una partita così, che non riusciamo neanche a tenere un pallone, la vedo un po' difficile che anche Nainggolan possa fare qualcosa. Io ripartirei da De Vrij, Icardi, Skriniar, Handanovic. Partirei solo da questi ragazzi, da lì rifarei tutta la squadra. Nessuno si salva. E Politano, vabbè, mi sembra più che ovvio. Lasciate un bel like, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo video e sempre comunque ragazzi, forza Inter, sperando in meglio per giovedì.